protesta dei commercianti contro la ZTL. Presidente, perché questa iniziativa? Ma innanzitutto sì, è vero che per la ZTL, ma anche per tanti motivi che abbiamo in città, perché noi, voglio dire, stiamo attraversando un momento terribile sotto il profilo dell'economia. Caserta, fra tutte le province della Campania, è quella lì che è messa male, molto male. I motivi sono diversi motivi, uno di quelli è la grande distribuzione, i grossi centri commerciali, un outlet a 3 chilometri della città che non esiste in nessuna parte del mondo, che hanno aggravato ancora di più la situazione. E poi c'è il problema della zona a traffico limitato, che sta danneggiando notevolmente le attività commerciali, ma non solo del Corso Trieste, ma di tutta la città. Noi siamo stati sempre favorevoli alla ZTL, infatti nelle altre strade della città tanti anni fa l'abbiamo voluta noi, come via Mazzini, via San Giovanni, via Redentore e le altre strade adiacenti dove esiste la ZTL, e lì deve rimanere, anzi la vogliamo fatta per bene quella lì. Il problema è del Corso Trieste, che poi da quando sono state messe le telecamere la situazione è andata sempre peggiorando, perché in un mese oltre 8.000 contravvenzioni sono state fatte, l'80% era di gente che veniva da fuori, il 20% di persone di Caserta. Poiché il commercio casertano, voglio dire, lavora soprattutto con l'80% della provincia, gente che viene da fuori, dal Basso Lazio addirittura, dalla provincia di Benevento, di Avellino, che venivano su Caserta, tutto questo sta aggravando ancora di più la situazione. E abbiamo chiesto in prefettura, al prefetto, e c'erano anche le sigli sindacali, anche loro erano sullo stesso, la pensavano come noi, e abbiamo chiesto la sospensione momentanea della ZTL sul Corso Trieste, fermo restando di farla poi nei giorni festivi e il sabato e la domenica, quindi di dare un segnale anche all'amministrazione comunale, di dare un segnale ai commercianti. Lì sul Corso Trieste ci sono tantissimi, hanno chiuso 30 negozi, e sul Corso Trieste non c'è stato nessun incremento di passeggio o di gente, che il Corso Trieste è andato sempre più densificandosi, e quindi praticamente riteniamo che sia inutile tenere quella strada chiusa, anche per il fatto che Caserta ha due strade, via Roma e Corso Trieste, per alleggerire il traffico a via Roma, per alleggerire il traffico a via Verdi. Quindi abbiamo chiesto la sospensione momentanea, vediamo un poco, di fare anche una prova, un tentativo, può darsi che la situazione migliori. Questo è quello lì che chiediamo.